A Caserta, conferenza stampa stamattina, Pignataro ricorda gli eccidi nazisti. Eccidi nazisti, Pignataro Maggiore, ottobre 1943, una comunità ferita si racconta. Questo è il titolo del volume curato da Giovanni Borrelli, con la prefazione di Felicio Corbese, presentato sabato scorso a Pignataro Maggiore. Roberta Bompane, sentiamo. Eccidi nazisti, Pignataro Maggiore, ottobre 1943, una comunità ferita si racconta. Questo è il titolo del volume curato da Giovanni Borrelli e presentato sabato presso l'ex refettorio della scuola elementare Don Bosco di Pignataro Maggiore. Il testo è il frutto di una lunga ricerca, nonché di un recupero di una memoria ormai lontana. Queste le parole di Borrelli. Questo è il frutto di una ricerca che dura da 4-5 anni, sviluppatasi sul territorio e che ha visto impegnati anche molti amici dell'Associazione Culturale La Città del Sole. Con questo recupero, diciamo, della memoria abbiamo cercato di portare fuori due stragi, quella del 12 ottobre del 1943, dove 9 persone vengono freddate dai tedeschi sul territorio, e quella del 14, che è la strage dell'Arianova, dove altre 11 persone vengono coinvolti. Chiaramente anche altre 5 persone sono sul territorio e vengono uccise, quindi il numero di queste, dei trucidati sul territorio sono di circa 25 persone. A curare la prefazione del volume invece Felicio Corvise. La ricerca di Giovanni Borrelli sulle stragi avvenute a Pignataro nell'ottobre del 43 è un importante passo avanti nella conoscenza degli avvenimenti della Seconda Guerra Mondiale in Campania. Per la prima volta episodi che erano rimasti solamente nella memoria del racconto sono stati ricostruiti scientificamente grazie all'apporto anche di altri studiosi come Giuseppe Angeloni. Attraverso le interviste e i documenti di storia orale è venuta fuori una rappresentazione di questo dramma collettivo che è riemerso dalle nebbie della storia in cui rischiava di essere dimenticato ed è riaffiorato alla coscienza comune. Oggi qui a Pignataro, in una sala molto gremita, si presenta questo libro che è un ulteriore passo avanti sul piano della conoscenza scientifica di quel periodo storico e della riappropriazione della memoria storica da parte della popolazione. A fare gli onori di casa, inoltre, il sindaco di Pignataro Maggiore, Giorgio Magliocca. Celebriamo una importantissima pagina di storia pignatarese che riguarda il periodo post-bellico, quindi il periodo post-fascista, e l'amministrazione comunale ha voluto essere vicino a questo importantissimo lavoro di questa importantissima associazione locale che appunto ha rimesso alla luce dei fatti che erano sconosciuti ai più fino ad oggi.